Grande accoglienza di visitatori alla Pinoteca Civica per la Coppa Davis a Reggio Calabria. 2 giorni e 2 tappe del viaggio in Calabria per consentire agli amanti del tennis di vedere da vicino e fotografare il magnifico trofeo conquistato dagli azzurri. La città dello Stretto, insieme a Cosenza, è stata scelta come tappa del Tour delle Emozioni, un trofeo per tutta Italia, programma del Trophy Tour voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Noi siamo molto contenti e onorati che la Coppa Davis faccia tappa anche nella nostra città. Siamo molto contenti e soddisfatti del fatto che la federazione fra le città calabresi abbia scelto Reggio Calabria. Ci siamo preparati al meglio anche rispetto a questo che è un evento sportivo al pari degli altri eventi sportivi e non a caso abbiamo individuato la Pinacoteca come luogo per ospitare la Coppa Davis, perché lo sport nella nostra città si intreccia in maniera indissolubile con quella che è la nostra storia, con quella che è la nostra identità, con quella che è la nostra cultura, ma sport fatto a questi livelli, per quelli che sono i valori di solidarietà, di inclusione, di educazione al sacrificio ha sicuramente un significato di bellezza. È un'emozione straordinaria, poi questo è un trofeo carico di storia, dal 1900, 124 anni di storia che ovviamente si esprimono con questo maestoso trofeo, perché questa è la Coppa Davis originale, non è solo la parte dell'insalatiera, ma c'è 3 basi dove sono indicate tutte le squadre vincitrici delle varie edizioni. Chiaramente per noi è stato un orgoglio portarla in Calabria per 4 giorni, è stata già 2 giorni a Cosenza, al Comune, al Chiappetta Sport Village e oggi siamo qui alla Pinacoteca di Reggio Calabria, domani saremo al Circolo Tennis Polimeni. Sono passati tra l'altro 47 anni dall'ultimo successo italiano, quindi un successo straordinariamente atteso, giunto al culmine di un processo di crescita dei nostri giocatori che al di là di Sinner, che è il fenomeno del momento, noi siamo per la prima volta da quando esiste la classifica mondiale con 11 giocatori nella top 100 della race, quindi significa che 11 nostri ragazzi, quasi tutti giovani dal 2000 al 2003 come anno di nascita, sono fra i primi al mondo, quindi ci garantiranno una serie di successi e, come ho ripetuto in questi giorni, contrariamente a quanto successo in altre occasioni, questa volta le vittorie non saranno isolate, bensì saranno sicuramente in serie, come già accaduto con la strepitosa affermazione di Sinner all'Australian Open.